Amici sportivi, buon pomeriggio, ben collegati dal Vista Vision Stadium, 29esima giornata del campionato d'eccellenza Girone A, Club Milano contro Voghereese, la prima forza del campionato contro la quarta, chi lotta per vincere il titolo in caso di vittoria, grande festa qui dal Vista Vision, chi invece deve stare lì in coda per non perdere i playoff, buon pomeriggio al sottoscritto, da Manuel Carmona che è tornato. Umidità giusta, no? Qualche percentuale, ci siamo, buon divertimento con Club Milano Voghereese. Primo pallone per il club, Panzani, subito in avanti il club, Greco, colti controtempo la difesa avversaria, Panzani prova a superare De Toni, l'ultimo a toccarlo è stato proprio l'attaccante del club. Cerca la giocata, Greco, tutto di prima, Locati messo giù, regolare qui, con qualche dubbio, la va a Rume, il maestro dice così e così. Lui alleggerisce, Costa tutto il tempo per piazzarla dentro, stacca Benatti, pallone fuori, buona opportunità anche qui. Ottima opportunità, è stato bravo Benatti. Rankovic col boato del pubblico, copertura c'è Lodi, Rankovic lo punta all'interno dell'aria, va Petar! Esterno della rete per lui. Ha dato l'illusione del gol Petar Rankovic che si è creato lo spazio, ha aperto con il destro, ha sfiorato il palo. Gran tocco anche qui di Costa in profondità, Panzani all'interno dell'area con la punta, Alberto Panzani, quarto gol in campionato per lui, fa esplodere la tribuna del Vista Vision. D'astuzia, di furbizia, si crea lo spazio in fila, l'1-0 meritatissimo del Club Milano che nel primo tempo ha creato 3-4 occasioni e andrà quindi probabilmente a riposo con un risultato che rispecchia quanto visto fin qui. Ale scavalcato, tocco proprio per Minelli, primo pallone per lui, cerca la giocata Minelli, grande assist, Greco l'appoggio, miracolo di De Toni, poi gran botta a rete, gran botta a rete, esplode il Vista Vision, proprio lui non sbaglia, incredibile, 2-0. Ma di cosa stiamo parlando, Antonio? Chiedevamo personalità, nell'arco di 6 secondi riesce a trovare il compagno, va a concludere, segna il numero 20 del Club Milano, entra e sfonda per il 2-0. Solbiatese 2-0 contro la Sestete fino adesso, il Pavia continua a perdere in casa, risultato quasi incredibile ed è finita Visnova Vergiatese 2-2, gara che era iniziata alle 14.30. Dopo queste altre 3 giornate tutte da vivere del campionato di eccellenza Girone A, alle 19 su canale 2 di Twitch, non perdetevi l'appuntamento perché poi sono anche tanti ospiti, potrete fare le vostre domande. Qui Mozzani, gran rischio, accorcia la Voghereese subito! Accorcia la Voghereese subito con un clamoroso retropassaggio del club che cambia e potrebbe cambiare la storia. I sincronismi hanno funzionato e i biancocrociati riprendono con un pallone interessante. Qui il gioco prosegue, trattenuto Locati, Rankovic, Minelli, altro pallone per lui, non sbaglia ancora, infallibile, 3-1 club, sempre Minelli, giornata indimenticabile per lui. Non finisce qui la favola Minelli, seconda rete, secondo tempo riaperto da una rete fortunata da parte della Voghereese, ma ci ha pensato ancora una volta il numero 20 del Club Milano a ripristinare le gerarchie. Club Milano 3-1 con grande maestria, la tiene dentro, scambio con Locati, tutto regolare, difficoltà alla difesa della Voghereese, va Costa morbido, non c'è nessuno lì. De Toni, chiamano tutti fuori gioco che non arriva ancora Bayrov, in uscita Monzani. Soneri, attenzione i risultati, attenzione Antonio, risultato importante qui, Ipscher l'ha messa dentro, gioco però già interrotto da parte del direttore di gara, è arrivato il risultato ufficiale, il primo col Pavia che non approfitta, potrebbe optare per il rilancio lungo capitano Monzani, infatti è così la ricerca di uno tra Ipscher e Natale, tocco per quest'ultimo però non può anticipare l'avversario, Di Maggio deve ancora inseguire, Bayrov ci riprova ancora, sfida Di Maggio alla meglio all'esterno del club che subisce anche fallo, calcio di punizione ma non c'è più tempo, game over dal Vista Vision Stadium, vittoria epica per il Club Milano per una serie di motivi, per l'emozione che vi abbiamo raccontato e per quegli obiettivi che aveva la Voghereese.